L'anno scorso, dopo 18 giornate, 44 gol, quest'anno solo 28. Ora, da uomo di calcio, le chiedo, secondo lei, come mai un calo così netto da parte della produzione? Intanto offensiva? Parliamo della partita, scusa, perché mi devi parlare dell'annata, delle cose? No, le chiedo dove oltretutto io non c'ero nemmeno. No, certo, tanto tempo. Però i giocatori, diciamo che... Tanto guardiamo oggi che abbiamo fatto 6 palle gol davanti al portiere e non è entrata la palla. Cominciamo a parlare di quello. Cominciamo a far vedere l'immagine su Quara, dato il suo stato espulso, che viene portato a casa a Osimè, a Torino, continuo così. Cominciamo a dire le cose di ora, invece di andare a cercare cose che io oltretutto una parte posso parlarne, un'altra parte non posso parlare. Volevamo proprio farle vedere poi ovviamente anche la situazione che ha portato alla sua espulsione. Guardate, lui e Osimè è un continuo provocarlo, faccia vedere l'immagine, l'hanno tenuto per mezz'ora e non sono stati nemmeno ammoniti. Fate vedere le cose che si devono vedere in una partita dove c'è VAR, c'è 20 telecamere, non è possibile che Osimè a palla lontana venga martoriato, che lui venga martoriato. Fate vedere l'immagine dove lo tengono per 20 minuti e gli altri non vengono ammoniti. Vediamo un po' queste cose ogni tanto, perché poi dopo i punti si perdono. Oltre ai nostri demeriti di sbagliare 4 gol davanti a voi. Volevo proprio chiedere quello, certo, sì, era quella la domanda, il fine della domanda era quello. Ogni tanto facciamo anche altre cose un pochino più veritiere in base al momento, alle cose che si sono viste oggi. Si parlava della partita di oggi, perché non mi parla della partita di oggi? Mi riferivo proprio a quello, perché insomma uno 0-0 con tante palle gol, diciamo che da uomo di calcio le chiedo che cosa succede là davanti. Da uomo di calcio si capisce un momento particolare, che non siamo lucidi. Guardate Anguissa, un giocatore stratosferico, che gioca davanti al portiere, ha preso in pieno il portiere da 4 metri, Quara uguale, il ragazzo che era fresco uguale, quell'altro uguale, un momento così si capisce, te devi guardare come gioca la squadra, quante occasioni abbiamo fatto, quanto abbiamo fatto di possesso palla, quante azioni per... Guardate, queste sono tutte occasioni da 4 metri, certo. Quella di Anguissà fatela vedere, fate vedere anche quando Quara, che dato in mano espulso l'hanno tenuto per un quarto d'ora e voleva andare via e nessuno l'ha ammonito l'altro, guardiamole un po' ora, perché poi dopo tante volte si ripetono sempre le stesse cose, uno si stanca. Lei parla... sì, assolutamente. Bravo, grazie. Mazzari, per precisione, Giorgio, lei parla della munizione di Kvara quando lei cerca di andare lì a provare a separare. Ma la faccia vedere l'immagine, due... gli avevo detto. L'immagine, sono stati ammoniti entrambi e lei è stato espulso. No, perché... no, non è quella. No, lei dice, infatti volevo capire Lombardo, quale. Volevo capire. Per favore, fatele vedere alcune cose. 84esimo minuto. Che l'hanno tenuto 5 minuti, guardi se è stato ammonito, poi viene espulso l'allenatore dopo la quinta, sesta, settima volta. Sì, l'abbiamo fatta vedere, fatta vedere l'ammonizione, l'abbiamo fatta vedere. No, abbiamo... io non ho visto il fallo su Quara, che era clamoroso. E sì, non è stato ammonito. Momento precedente, poi l'ammonizione. Perché ora alla quinta partita che non si parla, non si dice mai nulla, dopo un po' ci stanchiamo, anche un continuo così. No, noi facciamo cronaca Mazzarri e raccontiamo tutto, quello che ovviamente sì, vediamo. Però mandatele qualche immagini. Le abbiamo mandate precedentemente, le rimanderemo. Non li vedo, intanto non li vedo. Fatemele vedere, dato il suo stato. Se io non ero stato espulso, l'altra volta ho detto non voglio parlare degli arbitri. Dato che mi hanno espulso, fate vedere anche i motivi per i quali Mazzarri si è arrabbiato in una partita dominata, dove è vero che abbiamo sbagliato noi per colpa nostra 5 gol, 4 gol davanti al portiere, però è anche vero che se rimanevano in 10, se gli si permette di fare tutto, attaccanti del valore di Quara, di Osimè e di altri, poi alla fine si paga. Ecco, facciamo questo accordo, la regia le sta recuperando le immagini, Mazzarri. Intanto allora, io ho visto Kvara in una posizione nuova, tra l'altro ti ho preparato una slide, questa libertà nuova di Kvara che va, ti chiedo se perché non c'era Osimeno o perché gli lasci questa possibilità di quasi arrivare a seconda punta, è stato un po' Kvara contro il Monza, no? Lo vedi com'è centrale, come veniva in mezzo, quasi ad abbandonare la posizione della marcatura fissa e anche il raddoppio fisso che aveva. Ti ringrazio di averlo notato, in 3 giorni che abbiamo fatto allenamenti si era provato questa soluzione, perché allargando le mezzale Kvara dietro a Raspadori doveva darci la possibilità di creare tanto, e mi sembra è venuto anche molto bene, nonostante che in 2 giorni abbiamo preparato queste soluzioni diverse. Bravissimo, è giusto, purtroppo anche lui ha avuto l'occasione del gol e non l'ha fatta, però da un punto di vista del gioco stiamo cercando anche di fare qualcosa di diverso, proprio perché ormai lui l'ho martellato
martoriato e raddoppiato, non lo fanno mai giocare, e quindi cerco anche di levarlo un po' dalla morsa a volte, da questi raddoppi incredibili, e credo che il ragazzo diciamo da qui a poco ne beneficerà, penso, se anche gli arbitri vedranno quando lo portano a casa e se lo tirano via, e ogni tanto si ammonisce anche gli altri, perché sennò diventa un gioco che sembrava il rugby in certe partite. Simeone all'84esimo, Mazzarri, come mai? Simeone, guardate l'anno scorso quando hanno stravinto meritatamente il campionato quanto entrava. L'ha visto oggi come si è finito, 4-2-4 con quattro attaccanti contro una squadra che andava di contropiede, che non è l'ultima arrivata e poteva anche rischiare di perdere, anzi dovreste notare che se giochiamo con quattro attaccanti e non prendiamo contropiedi vuol dire che siamo migliorati anche in quello, quindi ci è mancato solo il gol, cara signora. E l'aspetto mentale ulteriore che deve fare il Napoli, Mazzarri? L'aspetto mentale, signora, guardi, bisognerebbe fare gol, perché dopo una partita dominata come oggi, l'unico rammarico, l'ho detto ai ragazzi, che bisogna riacquistare un po' di serenità sotto porta, perché oggi meritavamo di vincere 2-3-0 per tutte le occasioni create, per quello che ha fatto il Monza in tutta la partita, per una serie di valutazioni da uomini di calcio. La classifica non la preoccupa? Ma io la classifica non la guardo, mai guardata, io vado di partita in partita, il mio mestiere è fare l'allenatore, far migliorare i giocatori, farli giocare se possibile bene, portarli davanti al portiere come oggi tante volte, poi purtroppo gli ho fatto gli elogi perché hanno giocato bene, hanno dato tutto, purtroppo ci è mancato il gol e magari la prima volta che gli altri superano la metà campo ci beffano anche. Mi sono avvicinato per dire, ma lo vedete che questo ragazzo non lo fanno più giocare, c'era da ammunizione. Queste cose in 90 minuti, una partita dove attacchi sempre, le paghi. Se non prendono mai provvedimenti con gli altri, non gli danno il cartellino e la seconda volta l'espulsione, allora poi dopo si parla. I regolamenti vanno applicati sempre, nel bene e nel male. Io la vedo così, anche se noi si sbaglia. Lo devono fare con noi, però siccome io vedo delle cose che mi sembra strano con tutta la tecnologia, Osimhen che viene portato via quando la palla è lontana così e nessuno se ne accorge, questo ragazzo gliele fanno di tutti i colori, è normale che questa l'immagine, poi, Mazzarri? Ecco, guardi un pochino, ma questa forse non è nemmeno quella che dico io, ce n'è state ancora di peggiori, questa è la normalità, guardi quello. E poi è chiaro che il ragazzo poi si stanca, magari reagisce anche. E il suo allenatore cerca anche di tutelarlo. Se il quarto uomo avesse detto ogni volta quello che gli dicevo educatamente, probabilmente magari c'hanno qualche ammonizione in più e forse qualche espulsione anche.